Mister Cormaci con noi, buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti voi. Mister, spesso abbiamo fatto i complimenti, oggi il Borgo Recanico è evidentemente vissuto una giornataccia, un 4-1, un passaggio completamente a vuoto, cosa è successo? Ha fatto la differenza la voglia di vincere tra le due squadre, secondo me. Noi probabilmente abbiamo guardato troppo la classifica e quando si guarda troppo la classifica, magari in una squadra giovane succede questo. La differenza l'ha fatta solo la fame e la voglia. Non pensare che però noi abbiamo subito centinaia di tiri, però abbiamo perso 4-1. Abbiamo avuto pure le nostre occasioni, ma alla fine non possiamo dire nulla. La Bagnarese ha meritato di vincere, noi abbiamo fatto 4 errori e abbiamo preso 4 gol, e quindi questo alla fine ha portato a questa sconfitta. Sicuramente con questo atteggiamento punti fuori casa non ne facciamo. Quindi in qualche modo mister questo approccio vale come un campanello d'allarme, quantomeno come un monito su come bisogna andare a giocare le prossime partite in un campionato che comunque si fa vedere abbastanza equilibrato, anche se un po' spezzettato nella classifica. Allora, a noi non regala niente nessuno, noi spesso invece regaliamo, quindi dobbiamo migliorare in questo e crescere in questo, perché avere una squadra giovane ovviamente ti porta a non essere continuo, ma così è disarmante, errori grossolani così non si possono vedere. Certo, siccome avevo promesso che di settimana in settimana avremmo aggiornato la situazione, le chiedo in questa settimana se si è mosso qualche cosa per il campo sportivo a Melito. Guardi, si è mosso o non si è mosso, perché io ricevo sempre la stessa risposta da 2 anni e ti giuro ancora io non ho capito perché è stato chiuso sto campo. E questo ormai l'abbiamo capito anche noi, però purtroppo possiamo solo dire, appunto ricordare. Sono qua a centrocampo nel campo di Bagnara e penso che questo campo, per fortuna della Bagnarese, perché hanno cercato di tirarlo, di renderlo giocabile e via dicendo, e poi penso al nostro campo chiuso lì e non si sa ostaggio di cosa o di chi. Ora abbiamo pure il sindaco che, onestamente, ci sono stato pure venerdì a parlare con lui e col tecnico, però non riesco a capire la burocrazia dov'è, perché ora il problema pare siano gli spogliatoi. Gli ho detto pure che sono disposto a comprare o affittarmi degli spogliatoi amovibili per poter aprire il campo. Ora vediamo se pure questa cosa va in porto o meno, perché se no c'è qualcosa sotto e non si vuole aprire. Pazienza, mi dispiace solo che ora iniziano anche, oltre al campionato di onore, essere già iniziato i campionati allievi giovanissimi. Noi abbiamo anche il calcio 11 femminile e noi saremo costretti ad andare a pagare per giocare ogni singola partita. Una società come la nostra non credo si possa permettere il lusso di andare in giro e sperperare soldi per giocare le partite. Quindi sicuramente mi aspetto dalla giunta comunale appena formata un aiuto concreto, non a chiacchiere, perché onestamente dopo 2 anni sentirsi dire sempre la stessa cosa, che manca la stabilità idrogeologica come al 98% delle abitazioni che ci sono nel paese, mi viene da ridere. Purtroppo qua forse non si capisce che non si ferma solo il calcio, una partita di calcio, ma si sta mutilando una generazione di ragazzi che magari per non giocare, non hanno, vedendo che non possono giocare in un campo di erba sintetica, magari si pensano di fare altro e si ritirano, non lo so. Chiaro. Ma questo è un problema che è un problema sociale che viene considerato forse di poco conto, perché sennò a quest'ora comunque noi mister continueremo come promesso a tenere alta l'attenzione. Intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.